Manifesto per la verità, mi rendo conto che il titolo è un po' pretenzioso di questo libro, d'altra parte l'ha scelto l'editore e io lo interpreto per, come persona che si impegna sempre a cercare la verità, facendo il suo lavoro naturalmente. Non penso di avere in tasca la verità con la V maiuscola, però per onestà ognuno di noi, tutti quelli che fanno informazione, dovrebbero cercare la verità, soprattutto raccontare quello che vedono con i propri occhi, perché il problema oggi dell'informazione, o se vogliamo della disinformazione, è il fatto che le notizie che vengono pubblicate spesso non sono verificate, quindi non corrispondono alla verità, non corrispondono ai fatti. Questo è dovuto in parte all'avvento delle nuove tecnologie e soprattutto dei social network, che coprono buona parte dell'informazione, soprattutto per i giovani, e anche i meno giovani vanno sempre più spesso ad informarsi sui social network, ma non si tiene conto che chi scrive sui social network non è tenuto a verificare le notizie. Sono tenuti a verificare le notizie quelli che scrivono sui quotidiani o sui giornali, anche online, ma che sono regolarmente iscritti nel tribunale. Questi giornali invece sono tenuti a rispettare un codice deontologico che prevede delle regole. Purtroppo anche questi giornali spesso contravvengono a queste regole, soprattutto per esempio per quanto riguarda argomenti come la violenza contro le donne. In questo caso non si usa un atteggiamento che parte dalle donne e vedere come viene prodotta sui loro corpi la violenza, partendo dal fatto che l'uomo in questo sistema patriarcale si sente padrone della donna e si sente in dovere di poter decidere sul futuro, sulle scelte della donna. E invece la stampa in genere, non tutta naturalmente, quando parla di femminicidi parte sempre dall'analisi della condizione dell'uomo che l'ha commesso, quindi si dice era depresso, aveva perso il lavoro e poi ha commesso il femminicidio preso da un raptus, oppure da una follia d'amore, oppure da una tempesta emotiva. Non è vero, non sono queste le cause che inducono un uomo a uccidere una donna, sono appunto le sue convinzioni di poter decidere del corpo della donna. E poi ci sono anche altri casi naturalmente dove le false informazioni sono servite per esempio a causare guerre. Oppure abbiamo altri esempi molto recenti anche di false notizie diffuse per creare la paura di un'invasione da parte degli immigrati, e infine ci sono molte false notizie che mettono a repentaglio la salute dei cittadini pubblicando false informazioni su per esempio l'effetto dei vaccini. E poi naturalmente l'intervento di questi social network hanno cambiato molto anche il modo di fare giornalismo e il modo di fare informazione sui giornali, e ormai la corsa non è più allo scoop a dare una notizia che nessuno dà. L'importante è darla per primi, no? La famosa breaking news. Quindi per dare per primo una notizia si rinuncia a verificarla e questo induce molte volte a pubblicare fatti che non sono veri o non completamente veri, perché una fake news può essere un fatto inventato di sana pianta, ma allora forse è più riconoscibile, oppure è parzialmente vero, oppure è la manipolazione di un'informazione. E oggi tutta la stampa è fortemente inquinata da queste fake news.